Il Paradiso delle Signore 7 va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming Rai Play. Gli spoiler della Fiction Daily ideata da Gian Andrea Pecorelli per l'episodio che sarà trasmesso mercoledì 28 settembre riportano che Don Saverio, Andrea Lolli, chiederà a Vittorio Conti, Alessandro Tersigni, di fornire una seconda chance alla nipote Clara Gallo, Clara Danese. Marco di Sant'Erasmo, Moisè Curia, invece, suggerirà a Matilde, Chiara Baschetti, di prendere le distanze dal marito Tancredi, Massimiliano Davoli. Nel frattempo Salvatore Amato, Emanuele Caserio, dirà ad Armando Ferraris, Pietro Genuardi, di sospettare che l'ingegner Basile non esista. Alfredo Perico, Gabriele Anagni, infine, tornerà al grande magazzino nelle vesti di magazziniere. Nel frattempo Vittorio verrà a conoscenza che la contessa Adelaide, Vanessa Gravina, è intenzionata a cedere le sue quote del grande magazzino Meneghino. Le anticipazioni della soap opera di Rai 1 per la puntata di mercoledì 28 settembre raccontano che Don Saverio, forse comprendendo quanto ci sia rimasta male la nipote dopo il licenziamento, chiederà a Vittorio di fornire a Clara una nuova chance professionale. Marco, al contempo, si renderà conto che i ricatti del fratello nei riguardi di Matilde stanno diventando troppo pressanti. Così il rampollo di casa di Sant'Erasmo suggerirà alla donna di allontanarsi quanto prima da Tancredi. Peccato, però, che per Matilde abbandonare il coniuge non sarà affatto scontato. In quanto è l'uomo col quale ha scelto di passare la vita e si dimostrerà speranzosa che lo stesso possa cambiare in meglio. Le trame del Paradiso delle Signore 7 per l'episodio del 28 settembre anticipano che Salvo nutrirà una certa preoccupazione nei riguardi del socio e amico Marcello Barbieri, Pietro Mosotti. Sospettando che l'ingegner Basile al quale quest'ultimo fa sovente riferimento non esista in realtà. Il giovane amato, quindi, scoprirà al circolo che i suoi sospetti sono fondati. O almeno così crederà, e informerà di ciò il capo magazziniere Armando. Nella boutique, inoltre, vi sarà il ritorno di Alfredo in ciclofficina, il quale non ha mai dimenticato Irene Cipriani, Francesca Del Fa. Vittorio, in ultimo, verrà a conoscenza dell'intenzione della contessa Adelaide di vendere le sue quote del Paradiso delle Signore e sarà più che mai voglioso di acquistarle. Riuscirà Conti a divenire unico proprietario dell'atelier?